Matteo ci ha fatto un bel regalo con questo libro dedicato alle pratiche del pacifismo. E nella introduzione lui parte da una sorta di piccola biografia, autobiografia, cioè racconta un po', diciamo, le motivazioni personali che lo hanno portato a fare, diciamo, a pensare a un'impresa di questo tipo, e poi si porta sull'attualità, cioè ci sono delle ragioni personali, ma c'è anche un'attualità, quella che abbiamo visto da quando è scoppiato il conflitto, della polarizzazione, del tacitare qualunque forma di obiezione all'inneggiare al militarismo, alla guerra, alla battaglia come soluzione unica, giusta, onesta, eccetera. C'è, fra le tante che lui cita, c'è un passaggio in cui il giornalista Rampini, vero si chiama, quando parla del Papa dice che avere una posizione in cui mettere insieme le vittime ucraine e le vittime russe, dice, è immobile. Questo per quello che, diciamo, possiamo dire dell'introduzione di questo libro. E poi cosa fa il libro? Il libro parte fa un riassunto del, anche un po' della storia del pacifismo. Io vi leggo intanto i nomi dei capitoli, che è già sufficiente. Cioè, pacifismo alle radici di un'idea, e quindi parte dai movimenti socialisti, internazionalisti, quelli che probabilmente, no, perché noi ci siamo anche interrogati molto sulla origine del titolo Guerra alla guerra, qualcuno ci diceva che era una frase papalina, altri ci dicevano che è ancora più vecchia, è una frase invece proprio del socialismo, dove l'idea dell'unità del proletariato ha un significato antimilitarista particolare, cioè non è soltanto non c'è un antimilitarismo assoluto, ma c'è un antimilitarismo legato a una lotta che non fa distinzioni di classe, no? Che vede gli schieramenti da una parte e dall'altra come univoci, due blocchi che si scontrano, e quando invece sappiamo benissimo che i carnefici, le carneficine avvengono sempre soprattutto su alcuni strati della popolazione. Forse se riusciamo, si sente, funziona così, lo so, sto facendo questo è il nostro agire. E quindi fa, io non so che posizione abbia Matteo, poi glielo chiederemo, no? Perché questo è un resoconto, come ci dicevamo, giornalistico della situazione, che però ha degli spunti importanti, attuali. Non c'è scritto che lui è necessariamente un pacifista. Lui fa un'analisi della situazione, la inquadra, e io credo, come dicevamo, cioè fra i capitoli più importanti per noi, dovrò leggere i capitoli, date pazienza, ma sono talmente disordinato che... Allora, pacifismo alle radici di un'idea, l'utopia concreta, e qui parla della rete italiana pace e disarmo, lo studio come forma di lotta. La rete italiana pace e disarmo, sappiamo che realtà complessa e bella e profonda rappresenti. Costruire ponti, una serie di casi studio, chiamiamoli così, l'esperienza di un ponte ferro. La disciplina non violenta, da Aldo Capitini a Gandhi, l'attualità del movimento non violento. Un ideale in cammino, non solo un rito. La marcia per gli Assisi, il tavolo della pace. Io parlo a una platea che queste cose credo le conosca, non vorrei... Però con tutte le distinzioni che ci sono nel mondo pacifista, perché poi, come sappiamo, ognuno ha una sua specificità, il tavolo della pace ha difficoltà e la rete italiana di pace e disarmo hanno difficoltà, insomma, a interloquire, a mettersi d'accordo, a partecipare, cose non banali. Capitolo sesto è pace partigiana, no? Quello che parla dell'ANPI, di Bruno Segre, del Centro Studi Sereno Regis, e parla della resistenza, e questo è il motivo per cui questa presentazione è inserita nell'elenco di quelle che il Comune di Torino ha raccolto per la festa della liberazione, che ci sarà fra pochi giorni. Siamo al 78esimo, giusto? 78esimo. La coerenza della pace con l'esempio di Emergency, la guerra nelle parole, e c'è un'analisi appunto del dibattito, del livello del dibattito, nonostante il dolore. Qua c'è una frase che io vorrei riprendere perché racconta
la memoria di Edith Bruke, che era un'ebrea ungherese che è stata internata giovanissima e che lui è andato a intervistare a Roma, e poi La pace di Francesco. E scusate se è poco come panorama. Non voglio dilungarmi, però un punto, e magari poi qualche domanda la facciamo direttamente a Matteo, che abbiamo il piacere e che ringraziamo perché ha una disponibilità che ci ha dimostrato più volte ad interloquire. E il capitolo sulla pace partigiana a me sembra il più rilevante per noi e per il momento storico. Matteo, nella sua analisi, diciamo, parte anche qui dallo scandalo che ha fatto la presa di posizione dell'ANPI quando si è dichiarata contraria all'invio delle armi. È sembrata come posso dire, appunto, uno scandalo. E lui fa molto banalmente, in un passaggio, come posso dire, quasi banale, è andato a rivedere le tessere dell'ANPI nel corso di pagina 84, dovrebbe essere, non so, quasi a memoria. Studiato. Ma perché siamo noi, secondo voi? Cioè, voglio dire, se poi parli... La mia me l'hanno appena rubata sul tram. Purtroppo sì. Anche la tessera dell'ANPI. Comunque lui va semplicemente a fare un'analisi di cosa c'era riportato sulle tessere dell'ANPI. È un'operazione di archivio. Noi stessi sappiamo quanto è importante andare a prendere i vecchi manifesti e vedere come anche solo l'iconografia rispetto ad un valore cambia. La Fondazione Micheletti fece una bellissima carrellata dei manifesti del primo maggio che passavano con nel primo dopoguerra con il lavoratore, poi la figura della donna, poi altre cose, sono, come posso dire, iconografie importanti. E fa notare nel 52 due mani sorreggono l'asta tricolore per la pace e l'indipendenza. Nel 62 c'è scritto la resistenza per il disarmo e la libertà di tutti i popoli. Nel 68 ospita l'articolo 11 della Costituzione. Ci sono due occasioni, perché me le sono andate a rivedere pure io, ci sono due occasioni in cui compare l'articolo 11. Nell'82 sopra un campo di fiori è raffigurato il tricolore con su scritto disarmo per la pace. Nell'88 i colori dell'arcobaleno, nell'89 per un'Europa costruttrice di pace e di progresso e nel 95 democrazia, libertà, giustizia e pace. Perché ci teniamo a sottolineare questo aspetto? Perché a noi sembra naturale che il movimento partigiano per la liberazione, smessa la lotta, smessa l'emergenza, abbia cominciato a sviluppare una sua evoluzione teorica, politica, pratica, verso le necessità e la pace, la costruzione del solidarismo. Ce n'è anche una in cui ci sono tutte le bandiere europee di queste icone. E come posso dire, la tendenza, se non forse il presupposto che c'era la guerra di liberazione, che poi nell'emergenza si è ritrovata a combattere, io dico, in parte con le armi. Perché la guerra armata di liberazione, certo che c'è stata, però se andiamo a vedere e se andiamo anche a sentire dei giudizi, voi sapete meglio di me che su questo libro, in cui si fa un'analisi delle lotte, dice, non violente, la Chenoweth classifica la guerra partigiana, cioè la lotta partigiana violenta, la classifica come fallimentare. Perché in realtà sappiamo che c'è stato moltissimo di più. Quello che sei tu che fai, lo hai chiamato matriarcato, come l'hai chiamato? Aspetta, maternage di massa. Il maternage è tuo, però qua dentro. Era una citazione, però sì. E di Anna Bravo. Anna Bravo era una nostra amica. Il maternage di massa, cioè questo popolo che attraverso mille modi diversi fa questa enorme. Allora, se ci confrontiamo su questo, secondo me comprendiamo che l'importanza, il significato più profondo della guerra partigiana sta nella vittoria di tipo politico e culturale, più che quella sul campo, che oggettivamente è difficile da affermare. Ecco, questa evoluzione, l'ho detto prima all'apertura della Scuola per la Pace, fa da contraltare a un immobilismo di pensiero militarista o legato, come vediamo adesso, a certi tipi di disvalori che, a mio avviso,
diciamo, può modificarsi nelle forme, nelle espressioni, ma poi ritorna sempre e soltanto su alcuni concetti statici, dinamici, cioè di dinamico non c'è nulla, c'è la volontà di concretizzare un ipotetico stato di perfezione, come ho citato prima una frase del dialogo sui massimi sistemi di Galileo, no? Che partendo dalla visione delle montagne della Luna, cioè delle imperfezioni di un mondo che si credeva perfetto, arriva a fare la sua concezione del mondo e si scaglia contro invece coloro che vogliono un immobilismo e pretendono che quello sia la perfezione del tutto. Non mi addentro nei particolari, forse una frase la usiamo, la frase di Edith Bruth, vale la pena di riprenderla perché la lascio, la rimando a Matteo, perché mi sembra condivisibile e soprattutto anche di una grande sofferenza, però un punto di vista eccezionale. Ecco, di tutta l'intervista che lui fa a David Bruth, questa ragazzina tredicenne si trova in un campo di concentramento nuda, schernita dai militari tedeschi, e la madre è finita nel forno crematorio, il padre non più tornato, e lei dice, cito solo questo e poi finalmente lascio la parola a Matteo: ricordo questi ragazzi della gioventù hitleriana alla finestra, noi eravamo nude, spogliate in un piazzale, raccoglievano la saliva nella bocca, tanta, con la faccia beffarda ridacchiavano, poi ci sputavano addosso mirando alle parti intime. Rammento lucidamente che non provavo alcuna vergogna per trovarmi lì senza nulla addosso, mentre loro mi facevano una pena enorme. Non avevo odio verso di loro, ho capito che erano stati disumanizzati, privati di una coscienza e della loro minima umanità. Grazie di questa testimonianza, Matteo. Allora, ti lascio la parola così puoi correggermi e aggiungere un po'. Grazie dell'invito, sono molto contento perché questo libro è frutto di un viaggio in vari luoghi e anche questo luogo mi ha ospitato e mi ha dato l'opportunità di conoscere cose che non sapevo. Quindi per me stesso, penso che per ogni giornalista la cosa più bella, più importante sia poter raccontare cose che prima non conoscevo. E nell'introduzione io racconto che nel corso della mia vita ero sceso in piazza tante volte per la pace, ma non mi ero mai davvero soffermato su cosa volesse significare nel vero senso della parola, perché faceva parte un po' della mia formazione familiare, ero stato obiettore di coscienza, tra l'altro uno degli ultimi, l'ultimo anno che la leva dell'84 è stata l'ultima, io mi ero scordato di fare il rinvio militare e quindi ho dovuto fare poi l'obiezione di coscienza e il servizio civile, però era una scelta legata appunto a valori familiari che però non avevo mai personalmente approfondito troppo, ero un pacifista così da manifestazione. E quindi questo libro mi ha dato l'opportunità invece di entrare in contatto con la praticità del fare pace e del perseguire politiche di pace. Quindi è stata una scoperta per me stesso in primis. E come nasce il libro, lo diceva Enzo prima, nasce da un dibattito finto che noi abbiamo visto e continuiamo a vedere un po' a livello pubblico in questi mesi, da quando è scoppiata la guerra. Un dibattito finto perché c'erano due posizioni polarizzate e tu dovevi per forza stare o di qui o di là. Sono due posizioni finte, almeno vere, ma senza tenere in considerazione tutta una cultura politica molto complessa, fatta di persone che io ho scoperto non hanno mai la risposta esatta ai problemi. Il pacifista, il non violento, l'antimilitarista non sa mai darti davvero la risposta su come si risolva un problema, perché è un lavoro di critica e di ricerca molto complesso, e banalizzare tutto quel mondo, tutto quel brodo culturale fatto di culture veramente politiche diverse e volerlo per forza schiacciare su un cosiddetto putinismo, filo putinismo,
consapevole o inconsapevole, a me sembrava veramente una bestemmia. E dall'altro lato però c'era la certezza, la sicumera, che l'unico modo per affrontare questo conflitto fosse inviare armi, inviare armi, inviare armi, aumentare la produzione militare. E quindi c'era qualcosa che non funzionava, vedevo proprio dimenticato e abbandonato a se stesso un dibattito che io ricordavo invece in passato c'era stato. E anche quel voler dire pacifisti non ci sono più, ormai non fanno più niente, ma dove sono i pacifisti? Anche quello poi andando a vedere era falso anche quello. Certo, non ci sono più state manifestazioni oceaniche come negli anni passati, come poteva essere accaduto 20 anni fa, però in realtà c'erano delle collettività a livello soprattutto territoriale che facevano e continuano a fare delle cose, non solo a livello di enunciazione, ma anche a livello pratico. E allora, ad esempio, perché sui giornali, perché in televisione non si era mai parlato, non si parlava delle varie carovane della pace che erano state fatte, che continuano ad essere fatte in questi mesi? Perché? Perché non erano funzionali a questo dibattito finto, per cui davvero trovavi in televisione il putinista o colui che in maniera critica replicava una propaganda in un altro verso. A me, io di tutto questo mi viene sempre da pensare o da citare Alessandro Orsini. Allora, perché da una parte dovevo trovarmi Orsini e dall'altra mi dovevo trovare Rampini, Gramellini e compagnia cantando? Per cui avevi queste due posizioni, o il filo russo o quello che armi, 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 perché è l'unico modo per risolvere il conflitto. E quindi nasce questo libro. Il sottotitolo è Guida alle idee e alle pratiche del pacifismo italiano. A me piace molto l'accento sulle pratiche, cioè l'idea che essere pacifisti antimilitaristi non violenti, noi diciamo pacifismo per un po' semplificare, no? Il dibattito, però non fosse qualcosa di statico o qualcosa così, una dichiarazione pubblica di buoni sentimenti che nasce e muore lì. No, il pacifismo è una forma di lotta, è una lotta affinché i conflitti che naturalmente ci sono all'interno della società e all'interno di stati e di culture, di realtà diverse, fossero risolti in maniera diversa. Era questa un po' la chiave del pacifismo. Il pacifista prende posizione, ha un'idea ben precisa sulla società, sui conflitti, sulle differenze di potere che ci sono all'interno della società, ma non si gira dall'altra parte, non è pacifista perché non vuole rotture di palle, è pacifista perché pensa che la sua posizione, la sua lotta contro le disuguaglianze debba essere fatta in maniera sostanzialmente non violenta o comunque utilizzando metodi diversi rispetto a quelli che noi nel corso della storia molto spesso l'uomo è stato abituato a fare. E questa idea delle pratiche è secondo me un po' la chiave anche comunicativa, che questo mondo molto diverso, con sensibilità diverse, appunto ci sono i cattolici, lo sapete meglio di me, ci sono i cattolici, ci sono il mondo laico più di sinistra e per certi versi anche più radicale, mettiamola così. C'è la cultura valdese, c'è la cultura protestante che è stata fondamentale, c'è l'ambientalismo, c'è il femminismo, ci sono varie culture, però appunto l'idea della quotidianità e del fare delle cose è quella che secondo me è quella che dovremmo riuscire a far passare, perché se riduciamo il mondo pacifista alla macchiettizzazione che fanno, ovvero il pacifista è quello che si gira dall'altra parte mentre stai qui a dire le tue cose, lì i russi massacrano bambine, da quello schema narrativo uscirai sempre sconfitto. Se invece tu dai la dimostrazione di saper fare delle cose e di andarle a fare con coerenza, mettendoci anche il tuo corpo, la tua soggettività, allora lì cambia, perché spunti quest'arma retorica. Allora le esperienze della carovana sono molto belle in questo senso, perché tu nel mentre dichiari un principio molto alto e molto giusto, qual è la pace, qual è la guerra, citando il titolo che non piaceva
Peretti, ma lo capisco perché può essere un controsenso, però nel fare questo tu vai innanzitutto a dare un aiuto, un sostegno non solo diciamo materiale ma anche umano, sentimentale alle vittime del conflitto e ci vai mettendoci il tuo tempo e il tuo corpo. E allora quando all'ultima carovana che eravamo collegati facevamo questa riflessione, probabilmente fare un camion e mandare tutto insieme si sarebbe tutti speso molti meno soldi e tutti avrebbero fatto meno fatica e la roba gli arrivava lo stesso. Ma il senso non era solo mandare 50 tonnellate, era andare lì tu col tuo tempo e il tuo corpo e andare lì insieme a loro dove cadono le bombe, ci stai anche te insieme a loro. E quella è la differenza dell'agire e di una pratica pacifista. E penso io quello che attraverso questa esperienza, attraverso i vari colloqui che poi troverete nel libro, la cosa più, secondo me, più convincente è l'idea che funzioni, che possa funzionare, che tu possa davvero attraverso questa pratica modificare il corso delle cose. Noi ovviamente siamo abituati a ragionare in termini molto... il tempo per noi, la nostra vita a 70-80 anni ragioniamo entro quell'arco temporale, ma io ho anche riflettuto sul fatto che la storia, diciamo per come la conosciamo, ha 6.000 anni, il pensiero pacifista quanti anni ha? 200 anni? 300 se vogliamo parlare di Kant, ma a livello pubblico, davvero come cultura politica, quanti anni ha? È molto giovane. E allora io sono convinto che così come oggi gran parte del nostro mondo considera la schiavitù qualcosa di che esiste purtroppo, ma qualcosa di disdicevole, qualcosa che ci scandalizza, probabilmente attraverso questa cultura e queste pratiche tra un po' di tempo anche la guerra sarà qualcosa di assolutamente sconveniente. Allora c'è questa frase di Danilo Dolci che a me piace tantissimo perché è esattamente questo concetto. Quando lui diceva in questo libro del 54, quando la persuasione che la guerra è una follia sarà penetrata nelle coscienze, è evidente che i provocatori di guerra, gli apportatori della morte, saranno messi in condizioni di non nuocere in amorevoli luoghi di cura come un pericolo per la società. Ecco, siccome invece nel dibattito pubblico quelli che godono quasi in questa idea, mandiamo le armi, scoppia il ponte in Crimea, che bello, che sono termini, diciamo, nel dibattito che avvelenano il nostro dibattito, che sono inquietanti. Nel libro cito, non so se voi lo ricordate, visto che siete di Torino, La Stampa, un editoriale in prima pagina di Feltri, il titolo era Qui curva sud. Praticamente lui diceva: io tifo per l'Ucraina come se fossi in curva a fare per il Toro, faccio un tifo sfegatato. È un linguaggio inquietante. Ecco, io spero che in un futuro le persone che ragionano così e parlano di guerra in questi termini siano rinchiusi in amorevoli luoghi di cura e considerati dei pazzi e non il sottoscritto additati appunto come le anime belle che di fondo non capiscono niente. Ecco, noi dobbiamo ribaltare questa narrazione e dimostrare attraverso parole e opere la capacità e la forza del pensiero pacifista, non violento e antimilitarista. No, approfitto di quest'ultimo passaggio di ciò che ha detto Matteo, perché questo ribaltamento è un'esperienza comune, cioè non c'è bisogno, diciamo, nel sentire comune c'è una rappresentazione, però quando ci si informa, quando si fanno le considerazioni, quando si fanno le analisi, questo ribaltamento è nei fatti. Sempre quando, cioè lui prima ha parlato della, come possiamo definirla, indefinitezza del pensiero pacifista, secondo lei, c'è un passaggio qui dove, facendo un'intervista, sempre nel capitolo in cui si parla dell'ideale in cammino e si rivolge a Lotti, vero si chiama, spiega che intanto dice non farsi confinare all'interno dei luoghi comuni.
Bisogna imparare a fare la pace, perché è qualcosa che si fa e non si decide di, o non si decide di non fare. Ci hanno fatto crescere secondo l'idea che è vero, ci sono i valori, però poi nella pratica, la realpolitik. E invece lui dice, ma Lotti, ma i valori sono una bussola nel mare, in un mare di problemi. Servono competenza, studio, essere più bravi dei guerrafondai e dei loro cantori. Ecco, cioè perché questo ci vuole? Perché quando si fa un'analisi di quelle che sono le motivazioni razionali di, che spingono ad armare l'Ucraina e a spingere verso questo conflitto, quello che viene fuori è che queste osservazioni razionali in realtà sono un'ottima giustificazione per Putin. Faccio l'esempio. Vado un attimo, voglio essere un pochettino più chiaro, perché diciamo fra i tanti, cioè questi ultimi anni sono stati un po' difficili perché molti anche amici si sono molto distinti su questo, ma c'è anche una parte del pensiero pacifista che potremmo chiamare liberal, quella che fa diciamo riferimento a Bertrand Russell, grosso modo, abbiamo sentito parlare di guerre sante, guerre giuste, guerre umanitarie e ultimamente le guerre preventive. Allora, io, come ho già letto ad altri, sono andato a prendermi il libro di Michael Walzer sulla guerra preventiva, sulle guerre giuste e ingiuste, e ho cominciato a leggerlo. Partiamo dal concetto di guerra preventiva. Se si legge Walzer, si dà la giustificazione a Putin. Cioè, praticamente, se tu dici che è giusto intervenire neanche quando c'è un conflitto, ma semplicemente perché tu hai convinzione, non so come dire, che altri stiano preparando un conflitto contro di te, è giusto farlo. Che a me sembra un paradosso assoluto, perché è come dire, è appunto come dare giustificazione. Cioè, io ti do un pugno perché se no me lo dai tu. E questa è la prima, diciamo, contraddizione razionale che secondo me va notata. Ma poi ce ne sono altre. Adesso, la scorsa settimana o due settimane fa, c'è stato l'ennesimo, e qui non è che uno voglia difendere un modo o un altro, per carità, c'è stato l'ennesimo caso, non so se il video fosse vero o non vero, insomma, lo sgozzamento di un soldato ucraino da parte di soldati russi. E giustamente si sono fatti dei commenti, no? Come la JAD, come perché ciò, questo è una modalità che serve per terrorizzare gli altri. Io non lo so, non lo so se quel filmato è vero, non ho idea. Però su questi termini qui non si qual è la modalità giusta di ammazzare una persona? Qualcuno la sa? Se dobbiamo condannare a morte qualcuno, abbiamo una scelta, abbiamo provato tutto, no? Abbiamo fatto dai cianuri alla fucilazione, alla garrota, al taglio della testa. Ce n'è una migliore delle altre? C'è qualcuno che è in grado di affermarlo? Io vi ricordo un articolo di Sandro Portelli quando fu assassinato a Rigoni, Vittorio Rigoni. Vittorio Rigoni fu assassinato con il filo spinato. Usarono del filo di ferro, filo spinato per soffocarlo. E in quell'occasione, sull'efferatezza del delitto, sulla terribile, cioè non è che uno non prenda posizione, si prende parte, però il titolo di quell'articolo era Asimmetria di un omicidio, e lui si chiedeva perché se allora schiacciando un pulsante a 150 km o a 1000 km di distanza tu mandi un missile che ammazza una persona, allora quella è una morte pulita che va bene? E vado avanti perché... ti lascio la parola perché ho quasi finito su questo, e quando prendo il libro di Michael Walzer sulla guerra preventiva e sulla guerra giusta, lui spiega che a un certo punto il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki, così come i bombardamenti di Dresda, di tutte le città tedesche, sono stati giusti perché hanno complessivamente, dice, hanno fatto meno morti dell'assedio di Leningrado, non Stalingrado, mi ero confuso. E vabbè, come posso dire, fino a qui è una considerazione che ha del razionale. Ma in quel libro, a un certo punto, c'è uno scivolamento. Dice, e sono morti meglio.
è meglio morire sotto una bomba atomica, sotto un bombardamento, che di fame a Leningrado in 2 anni. Adesso, di nuovo, cioè, ci vogliamo spingere e vogliamo che la nostra razionalità si spenda su questo? Io credo di no. Cioè, credo che non sia il caso di mettersi a distinguere su queste, su cosa è meno atroce. Questo volevo aggiungere a queste affermazioni. Matteo, che ora abbiamo fatto? Lasciamo, c'è ancora un po' di tempo, abbiamo... Scusate. Ciao Elena, ciao. vediamo se... ho preparato un po' di cose, adesso ho perso un attimo il filo, però partiamo certo. Matteo, mentre ha fatto il viaggio, cosa sei stato? 6 giorni, dal 30 marzo al 4 aprile, e sei riuscito a fare, io ne ho trovati almeno 6 articoli, facevi uno al giorno, forse sì, uno al giorno. Mentre partecipavo alla carovana, ha fatto una serie di articoli che uscivano su Repubblica e che poi fa piacere che ci leggi un articolo, dice, ah, che bell'articolo, poi magari leggi che c'è il suo nome. Quando ci siamo detti, hai visto l'articolo sui volontari della pace che faceva le osservazioni sui costi della guerra e le 50 tonnellate portate? Era suo. E poi ha fatto un'intervista addirittura sulle questioni del lavoro, perché c'era una CGIL rappresentata, ha parlato del presidente della CEI e ha fatto un'intervista anche ad Alberto Capannini di Operazione Colombo e dell'Associazione Papa Giovanni XXIII, credo l'ultimo pezzo. Sì. E le stesse cose che ci ha detto lui oggi qui sull'importanza della presenza, della testimonianza, della partecipazione, ce l'ha dette già Mia su questo aspetto. Ecco, io non lo so perché... La domanda è questa, spostiamoci da questo ambito. Tu a un certo punto in questo tuo libro riprendi anche un altro mio nostro amico che è Vittorio Giacopini, che sulla rivista Gli Asini, nel passaggio diciamo dalla pandemia alla guerra, aveva fatto un articolo che si chiamava, lo dicevo prima, Tutto è guerra, in cui faceva vedere che i linguaggi, le rappresentazioni non sono diverse. Allora, e qui ci spostiamo sul nostro terreno, quando c'è la guerra è vero che noi siamo in una situazione in cui, come posso dire, anche le questioni della difesa vanno prese in considerazione. Noi siamo pacifisti, ma sappiamo, cioè, ci rendiamo conto che... Il problema è che in una giornata come oggi, lo dico anche a te, l'ho già detto a tutti, in una giornata come oggi tu ti rendi conto che tutto è guerra, perché per esempio... Il fatto che ci sia stato l'incidente del ferroviario sulla tratta Firenze-Bologna ha immediatamente scatenato una serie di speculazioni sui costi dei viaggi oggi. Oggi andare in aereo da Milano a Roma costa 1000 euro. Ed è, come posso dire, come si chiama? Sciacallaggio a essere... E poi, sempre parlando di come oggi il razzo di Elon Musk che doveva andare sul primo prova è praticamente fallito, e lui ha detto impariamo io credo che tu abbia riportato in realtà qui dentro, come dicevi tu, cioè qualcosa che era un po' tuo, del tuo modo di vedere il giornalismo, e ti sei reso conto, tuo malgrado, come posso dire, di avere questo tipo di rappresentazione. Cioè, questa è l'importanza di questo libro, questo manuale pratico, perché raccoglie in realtà sensazioni, modi di pensare diffusi che magari non si riconoscono nel modello pacifista. Poi riesco a star zitto. Vediamo un po' a partecipare. Poi ti faccio, prima facciamo parlare lui sull'ultima cosa e poi faccio parlare tutti, certamente. Però noi quello che diciamo è che nelle nostre attività noi dovremmo togliere la parola pace, cioè noi dovremmo dire educare, come posso dire, partecipare, senza dover necessariamente aggiungere dopo educare alla pace. Che cos'è educare se non c'è, cioè, si può educare alla guerra, o forse è qualcosa di degradato. Ecco, se riesci a rispondere a questa mia proposta ti ringrazio, e poi lasciamo le domande a loro. No, era la sì, quel
quel pezzo di Giacopini sugli asini è molto bello, perché la domanda che comunque mi ero posto, ma in realtà forse un po' tutti, no? Sì, perché comunque allo scoppio di questa guerra non c'è stata una risposta come nel passato, no? E le risposte possono essere diverse. Quella cattiva appunto era, siccome la guerra è russa, siccome i pacifisti di fatto, di base, sono tutti comunisti, la Russia era l'Unione Sovietica, questa è stata la spiegazione pubblica, abbastanza ridicola, perché quando si scendeva in piazza contro la guerra americana in Iraq, in Afghanistan, eri anti-americano. Adesso che comunque continui a scendere in piazza sei filo russo, allora c'era qualcosa che anche in questa narrazione non funzionava. Però ecco, le spiegazioni che invece mi sono fatto parlando con varie persone sono due. La prima è il fatto che tutte quelle grandi manifestazioni degli anni passati che ci sono state, grandi, non erano riuscite a fermare poi la guerra. E allora questo ha dato alle persone la sensazione di un senso di ineluttabilità, ovvero te puoi scendere in piazza, puoi mettere la bandiera, puoi fare sit-in, puoi fare quello che vuoi, ma la realtà tanto non la modifichi, perché quelle poche persone che decidono, che hanno la leva di comando, alla fine se vogliono fare la guerra la fanno comunque. Questa è la prima ragione. La seconda ragione è legata un po' al fatto di come ormai nel dibattito pubblico siamo abituati ad affrontare i problemi. Allora, c'è una analogia tra come appunto il dibattito si è avvitato attorno alla questione della pandemia e le parole che si sono utilizzate con quello della guerra. E questo lo diceva appunto Giacopini in questo pezzo, ma anche Luminga in una loro riflessione, che io ho trovato molto interessante, perché se voi pensate a come si è sviluppato quel dibattito in quei due anni, se ci pensiamo oggi, folli, perché c'era il coprifuoco, cioè noi vivevamo il coprifuoco, che è un termine di guerra. C'era l'idea per cui quasi dovevi fare il delatore se vedevi qualcuno che usciva di casa, e quello è anche quello era un clima di guerra. E i nostri infermieri, i nostri medici erano in trincea, e quindi erano lì a lottare. Questi sono termini di guerra, se voi ci pensate. E le bare che portavano via le vittime da Bergamo erano dei camion militari, e quindi anche lì c'era un collegamento. E chi non sottostava una narrazione che non era vaccini sì o vaccini no, perché anche lì c'era una banalizzazione, non è che c'erano quelli favore o contro, si erano create due polarizzazioni artefatte, e quelli che in mezzo magari dicevano: scusate, ma mi fate capire perché il vaccino non viene studiato e prodotto e distribuito in maniera pubblica? Questa era un'argomentazione seria. Però te non la potevi fare, perché quasi ti sentivi dalla parte del nemico dell'antivaccinista se solo facevi. Perché la guerra è questo, polarizza le posizioni, ci sono i traditori e ci sono quelli che devi per forza aderire ad una narrazione, a delle leggi, a dei modi, dalla legge marziale. C'era una legge marziale, bene o male. Se voi pensate ai dibattiti, posso andare a correre per un quarto d'ora era qualcosa di folle. Allora, quei due anni lì probabilmente ci hanno abituato a pensare, a comportarci in un certo modo, perché poi alla guerra ci si abitua a pensare in logiche binarie. E quindi quando è scoppiata questa guerra c'era un retroterra linguistico, anche solo linguistico, ma non solo, anche di comportamento, che ci ha fatto arrivare lì anche con le armi spuntate o con... diciamo, non la capacità di riconoscere anche la violenza di un certo linguaggio che veniva in qualche modo propagato a livello pubblico. Quindi questa era un po' la riflessione, sicuramente da approfondire, sicuramente anche da probabilmente collegare al modo di comunicare, molto legato ai social network, che per come sono fatti tendono a semplificare il dibattito e a polarizzare la discussione, no? E però insomma, secondo me anche questo punto di vista può essere sicuramente interessante per provare a capire perché ci troviamo un po' in una posizione di retroguardia rispetto ad anni passati.
Grazie. Non è che volevo ringraziarti per questo libro, che mi sembra veramente un libro che ci voleva, un libro preziosissimo, perché è un libro che parla al di fuori dei nostri ambienti. Credo che sia il pregio, uno dei pregi più grandi del testo, che è un libro che racconta i movimenti nostri a chi non li conosce e in modo con un linguaggio e una modalità che possono arrivare veramente a tutti, ed è quello che serve, perché noi sennò continuiamo a dirci le cose tra di noi e non riusciamo mai ad andare oltre, no? Questo libro credo che abbia questo pregio importante, e nonostante questo non è un libro di divulgazione in senso peggiorativo, no? Che può avere, perché è un libro molto documentato. Io ci ho trovato dei riferimenti che ho detto, boh, ma qui per scrivere queste cose è andato a cercare, ha fatto veramente una ricerca seria, approfondita, quindi si basa su una documentazione assolutamente accurata e seria, ma per dare delle informazioni e far conoscere, insomma, una realtà ad un mondo che sta più ampio, che è proprio quello che servirebbe tanto oggi per andare oltre questa polarizzazione di cui tu parlavi molto bene prima. Ecco, la domanda che, quindi questa era la premessa, il ringraziamento che volevo fare, io l'ho letto, l'ho già regalato e adesso prima di scappare ne volevo prendere un'altra copia, perché credo che appunto vada fatto conoscere. La domanda che ti volevo fare è relativa proprio a questo viaggio che avete fatto in Ucraina. Volevo chiederti che come hai percepito, ecco, proprio dalla tua posizione, essendo lì, no, dopo il percorso che hai fatto, le cose che ci hai raccontato, come hai percepito il loro modo di vedere pace e guerra, insomma, vedere un po' questi nostri, vivere quella situazione, vedere la carovana che arrivava, questi pacifisti italiani, ecco, quale cosa hai percepito, insomma, di questa realtà? Allora, ho percepito ho visto due cose che ho percepito, nel senso, da una parte, quello è un paese in guerra dove c'è una forma di nazionalismo esattamente speculare a quello russo, nel quale sono immersi fino al collo. E quindi tu, dove normalmente noi abbiamo i cartelloni pubblicitari con supermercati, auto, quello che erano tutti completamente dedicati a immagini di guerra, di esercito, con l'invito ad arruolarsi insieme fino alla vittoria, scacceremo il nemico. Quindi diciamo un paese molto povero che però in un qualche modo viveva e vive dentro la guerra con un sentimento forte di rivalsa, che è assolutamente, tra l'altro, legittimo, io penso che non si possa giudicare. Quindi anche a un certo punto, un giorno abbiamo fatto questo incontro, abbiamo potuto parlare con dei dirigenti sindacali che avevano a loro volta avuto un incontro con la CGIL, e la CGIL arrivava lì con parole di pace, no? Era una caravana di pace, e loro dicevano sì, pace, quando la Russia se ne sarà andata all'interno del proprio territorio. Quindi da una parte c'è questa difficoltà oggettiva, secondo me, a far capire quel tipo di messaggio quando tu sei dentro quella situazione da un lato e quella propaganda molto forte. E dall'altro io ricordo questo pomeriggio che è stato forse il più bello di tutti, dove praticamente queste 100-150 persone della carovana sono arrivate in questo quartiere popolare, in questi ex palazzoni sovietici, ora completamente cadenti a pezzi, ma al netto della guerra cadevano a pezzi già da prima, quindi queste piazze triste, piene di fango, perché poi faceva freddo, pioveva, luoghi veramente abbandonati da Dio, dove noi siamo arrivati non solo a distribuire questo cibo, ma anche con la chitarra e il microfono a cantare delle canzoni italiane. Allora, insomma, a vedere tutte quei 100, 200, 300, non ricordo, era stato un concerto in piazza con canzoni italiane, e vedere, insomma, queste persone sbigottite, vedere che c'erano dei
delle persone venute da lontano per cantare, per vivere una normalità insieme a loro, cioè, ho visto negli occhi delle persone un'incredulità, un'emozione che ti ha fatto capire veramente anche il senso del ritrovarsi tra esseri umani, tra il senso vero della solidarietà, che non è solo ti porto una cosa e te la mangi, è anche condividiamo assieme un momento, persone, famiglie, bambine, lì è stato secondo me l'altra faccia un po' della medaglia, cioè dall'altro delle persone che vivono la guerra con la rivalsa e dall'altro lato però delle persone che chiedono veramente un'altra vita, un'altra possibilità. E quindi che persone venute da 2500 chilometri fossero lì con loro, secondo me quella è stata una bella testimonianza di concretezza, di capacità veramente di andare e condividere assieme qualcosa. Per quello io continuo a ritenere che la chiave resti quella, l'unica chiave anche per far comprendere che i valori che professi poi vogliono essere agganciati alla realtà. Quindi, insomma, queste due sensazioni contrastanti, ma che penso che si possano comunque tenere assieme. Grazie. Fatemi dire ancora questo. Matteo ha spiegato questa situazione in cui si trova una popolazione abbandonata non da oggi, in cui l'unico segno di solidarietà reale è questo, no? Della gente che parte da qui. Ecco, io ricordo che uno dei primi libri di Nuto Revelli, Benvenuto Revelli, si chiamava Mai Tardi. Mai Tardi, chissà chi si ricorda. Quel Mai Tardi è una frase che lui mette al fondo del libro, dice Mai Tardi, per ammazzarvi a voi tedeschi, perché c'era un odio così viscerale verso quella esperienza. E d'altra parte, senza nessun'altra possibilità di visione, all'interno di un sistema che non ti permette di vedere altro. Dei drammi della contemporaneità sono generazioni intere di palestinesi che non hanno mai visto un momento di pace. In un mondo di questo tipo, uno che per tutta la sua vita ha soltanto visto oppressione, come può credere che ci sia anche solo un'alternativa? Deve solo immaginarsi, può soltanto immaginarsela. Però voglio anche dire che proprio Benvenuto Revelli, nell'arco della sua evoluzione, è andato avanti e ha cominciato a scrivere anche altre cose, no? Ha cominciato a occuparsi della condizione delle donne, della condizione contadina, e poi è arrivato a scrivere due libri. Uno sul prete giusto, cioè la storia, non mi ricordo il nome del prete, una storia invece di grandissima lotta non violenta per salvare il più possibile a Borgo San Dalmazzo, e il disperso di Marburg, un incontro con il nemico, la storia di un ragazzo nazista che nei dintorni della caserma di Borgo San Dalmazzo faceva ogni giorno, era un ragazzo biondo, sembra una cavalcata a cavallo, e che una sera è ritornato soltanto il cavallo perché i partigiani l'avevano intercettato, ammazzato e nascosto nelle frasche sul gesso, nelle gravere c'è scritto. Il disperso di Marburg è un libro pacifista scritto da Nuto Revelli. Ci ha messo 20 anni a scriverlo, a ricostruire questa storia, perché si rendeva conto, forse, questa è la mia ipotesi, si rendeva conto forse che il percorso di pacificazione è irreversibile. Nel momento in cui tu impari che esiste quest'altra possibilità e che quello che è il nemico, come diceva Brucken, è un essere umano con il quale si può relazionare, diventa, cioè quell'odio si smarrisce. Cosa stai odiando? E questo percorso è probabilmente qualcosa che internamente non è semplice, perché si tradisce tutti i compagni di guerra, ecco. Ecco, però questo percorso di Benvenuto Revelli, no, che da Mai Tardi arriva a scrivere un libro di una bellezza stratosferica come Il disperso di Marburg, cioè a studiare il nome di un nemico e a fare la sua storia fino a incontrare
credo i parenti, adesso non mi ricordo più bene la storia, è qualcosa a cui noi dobbiamo provare a puntare con la speranza, perlomeno. Questo libro ci dice che questa speranza esiste, esistono percorsi e proviamo a percorrerli. Qua c'è un tema, la cosa che da giornalista vedo è un fenomeno esiste nella percezione collettiva se c'è qualcuno che lo racconta, no? E allora, ritornando alla pandemia, vax, no vax, cioè bastavano 10 scalmanati fuori da un centro vaccinale a fare casino per farti credere che tu fossi in un paese di pazzi Novax. Perché il racconto, appunto, faceva sì che tu credessi che ci fossero molti di più di quelli che erano. E invece tutte le varie manifestazioni che ci sono stati, incontri, digiuni, ma ovunque ci sono stati, se voi andate sul sito quello Peace Reporter, trovate giorno per giorno in Italia che manifestazione, che incontro, che iniziativa c'è. Vedete che ogni giorno in ogni paese, in ogni città italiana c'è qualcosa, però non lo vedete da nessuna parte. Allora la percezione che poi te c'hai è che ma non ci sono, no? Ma non ci sono manifestazioni, no? Alla gente non interessa nulla. Quello però è un problema, diciamo, proprio informativo. Una cosa esiste se c'è qualcuno che la racconta. Guarda, se nessuno la racconta... Sono 60 settimane che facciamo via Repubblica di Torino che venga a vedere. Il pacifismo, cioè, come posso dire, è un po'... paradossalmente questa è una lezione che ci dà, bisogna rileggerci Russell su questo. Cioè, Bertrand Russell, cioè paradossalmente certe cose vengono fuori soltanto se sono usabili in contrapposizione al nemico. Le posizioni prese in questo periodo da alcuni governatori e sindaci del centro-sinistra rispetto agli eccessi contro i migranti, sembra che come unica vera finalizzazione abbiano quello, cioè vengono oggi raccolte perché servono in contrapposizione al centrodestra. È la logica che dice la logica. Ma voi pensate alla manifestazione quella più grande che c'è stata a Roma? Se voi aprite i giornali di quei giorni, si raccontava la manifestazione, ma perché c'era Letta, c'era Conte, il fronte progressista, i rapporti fra PD. Che voglio dire, ci stanno in un racconto, però delle ragioni di quella piazza lì, ma non ne ha parlato nessuno, non sono cioè 100.000 persone sono andate in piazza, perché, per quale motivo, su quale piattaforma, voglio dire, Europe for Peace aveva creato una piattaforma con delle... qualcuno le ha affrontate queste... no, ma io lo dico da giornalista, quindi mi ci metto in mezzo anch'io. È un modo sbagliato di raccontare i fenomeni politici. Allora, tutta l'attenzione, 100.000 persone, era Conte cosa dice, Letta cosa dice, il PD però la minoranza è andata in piazza con Calenda, cioè tutto il racconto ha abbandonato completamente poi il motivo per cui le persone erano andate in piazza. Questo è un problema. In qualche modo poi, come posso dire... depotenzia anche la voglia di piazza delle persone, perché se io vado lì e poi quello che io sono andato lì e la funzione di quello che io ho fatto è solo far parlare Letta Conte, capite bene che è abbastanza riduttivo e di sicuro non ti fa venire grande voglia di esprimerti pubblicamente, no? Però un'idea futura di queste carovane è riuscire a sconfinare anche dall'altra parte, perché voglio dire le parole di pace, le pratiche di pace non valgono solo per gli ucraini, devono valere anche per gli altri. E ad esempio c'è tutto un lavoro che sta facendo con l'obiezione di coscienza, perché poi vai a vedere Russia, Bielorussia, Ucraina, sono tre stati dove hanno politiche repressive simili nei confronti di tutti gli obiettori. Quindi l'idea è provare ad aiutare le famiglie russe, bielorusse ed ucraine
a tutelare queste persone, no? Ma comunque cioè, l'idea in questo senso è molto interessante, il lavoro fatto diciamo dal movimento sociale, i primi movimenti socialisti a livello ideale, dalla prima internazionale poi anche quelle successive, cioè l'idea che siano i popoli, qualunque essi siano, che dichiarino guerra o che la subiscano, sono essi stessi vittime dei propri governanti. Allora, ovviamente il movimento socialista operaio diceva sono i proletari che si fanno la guerra tra di loro, ma oggi non è che poi è cambiato diversamente. Il giovane russo che viene mandato in guerra è costretto a farlo e comunque è lui stesso vittima di una propaganda nazionale. E allo stesso tempo il giovane ucraino non può rifiutarsi, o se lo fa deve affrontare periodi indefiniti di galera o magari anche il pubblico ludibrio nel proprio paese, perché te non ti sei voluto intuppare. Cioè, al di là del russo, ucraino, la vittima è sempre un essere umano che subisce poi decisioni di guerra, che se voi ci pensate, quante sono i decisori in una guerra? Ma si contano sulle dita di una mano. Cioè, saranno 10 persone al mondo, in questo conflitto, saranno 10 persone che decidono che si fa la guerra. E tutte le altre devono eseguire degli ordini, volenti o nolenti. C'è proprio una questione di squilibrio di potere tra una moltitudine che subisce, a volte anche non a malincuore, perché c'è una parte che invece è felice di fare la guerra. Ci sono movimenti paranazisti di qua e di là che se la godono a fare la guerra, certo, per l'amor di Dio, ma poi alla fine, all'atto pratico, esattamente come 200 anni fa, come 1000 anni fa, una minoranza decide che si fa la guerra e c'è una maggioranza che la subisce. E questo rimane proprio nel corso della storia una regola dalla quale non si sfugge. Allora, andiamo a chiudere, perché ringraziando tutti. Io nella mia presentazione ho parlato un po' troppo poco della sua esperienza giornalistica ed editoriale, e me ne scuso perché volevo andare subito al tema. Però Matteo ha un elenco di pubblicazioni che non sono male. Il primo libro è intitolato Gli ultimi moicani, edizione Allegra 2011, è sulla storia di democrazia proletaria. Scusate se è poco, voglio dire, una storia... Non è quella della mangusta? L'Agile Mangusta è quello di Affio, di Cotra. Tu ne hai scritto uno? Sì, 10 anni prima. Poi ha fatto nel 2012 L'armata di Grillo, sul Movimento 5 Stelle, Podemos, con Giacomo Russo Spena, Tsipras Chi, con Giacomo Russo Spena, e poi si è dedicato alla storia di Matteo Salvini, Anatomia di un populista, e nel 2021 Comunisti d'Italia, omaggio per 100 anni della fondazione del PC. Sei tu che hai scritto un articolo sulla giornata di un volontario di lotta comunista, giusto? Non l'ho scritto io. Ah, ok, va bene, perché sono questo. No, non l'ho scritto io, ma l'ho apprezzato. L'hai letto? Sì, una volta ho trovato online la giornata di un aderente alla lotta comunista, e devo dire che mi ha aperto un po' gli occhi, perché alla fine non è poi così diverso da quello che faccio io nelle giornate, mi sono diventati un pochettino più congeniali. Simpatici. Quindi grazie per queste testimonianze, Matteo, e per questa volontà di essere venuto a trovarci. Spero che non sia l'inizio di tante altre occasioni. Volentieri. Spero che possiamo fargli un applauso, perché grazie.